È ovvio che non sarà proprio una partita con all'attacco, però noi abbiamo le qualità per segnare a chiunque. Quindi l'importante è buttarla dentro una volta, due volte, anche se non ci riesce. E poi dobbiamo fare una partita di testa. Cioè, noi prima smontiamo praticamente tutti i parametri calcistici che si sono fatti. Certo. Dopodiché facciamo una partita di testa. La partita di testa è la cosa più difficile per questa Roma, perché la Roma non ha ancora la capacità di gestire un risultato. Poi, ti dico bene, perché magari ne sai uno più dell'avversario, però gestire un risultato è la cosa più difficile per questa Roma, anche perché lì dietro le sicurezze un po' vacillano, anche perché a centrocampo se ti mancano alcuni tasselli non riesci, diciamo, ad assicurare quella continuità di gioco, quella fluidità, diciamo, della squadra che sale e scende all'unisono. E quindi, voglio dire, c'è ancora qualcosa da fare. La Champions non la vinci, però se pure esci dipende non tanto quando, ma quantomeno come ne esci. Quindi secondo me la Roma deve fare almeno un'altra partita di carattere in questa Champions. Devi uscirne, se proprio ne devi uscire, con almeno 6 punti, nel senso che la Roma deve vincere la prossima partita col Bate e domani sera, quantomeno, secondo Sì, me. assolutamente, perché Dopodiché. sì, esatto, perché poi insomma, noi diamo per scontato che ci Ok, sarebbero feste, insomma, perché sì. con quella con Barcellona abbiamo pareggiato, però almeno con quei Sì, perché poi all'ultimo turno ti trovi col Bate Borisov in casa e il Barcellona con Leverkusen. Ora si possono fare tanti discorsi sul fatto che il Barcellona potrebbe schierare una versione B e non essere poi così vogliosa di fare risultato, visto che avrà acquisito abbondantemente la qualificazione. Però io penso anche che poi il Barcellona viene da una cultura sportiva un po' diversa, e quindi comunque Esatto. giocando, tra l'altro, se non sbaglio, in casa, avrà poi tutte tutta la volontà di fare bella figura. Quindi non credo che si farà stendere 3-0, arrivederci e grazie, da una squadra che sì, gioca, ma è assolutamente modesta come Leverkusen. De Rossi domani dovrebbe giocare perché Garcia ha fatto di tutto per recuperarlo. Lui ha fatto di tutto per recuperare, perché insomma sarà importante la sua presenza. Abbiamo visto che comunque è mancato contro l'Inter. Io ripeto, nell'azione del gol, ci fosse stato lui, insomma, non si può dire con certezza, però quel passaggio di palla tra Jovetic e Medel, il modo in cui il cileno prepara il pallone e va al tiro, insomma, abbiamo visto che No, ma quella era proprio la zona tua, Florenzi fa un passo verso Medel e poi si ferma, e Rudiger si gira con le braccia incrociate dietro e manco stesse in piena area di rigore. E il bello è che poi magari in area di rigore se braccia tutti i pallavolisti, e poi dopo a 25 metri dalla porta ti giri come oddio, dovessi prendere una pallonata in faccia. E detto questo, Rudiger secondo me ha fatto una delle migliori partite da quando sta a Roma contro l'Inter, perché l'ho Ma visto assolutamente, attento, non perde puntuale. in più occasioni, cioè lui era secondo me molto agitato, però non è una pippa. Forse è il caso che se l'ha calmata, capisce che sta Roma, deve stare calmo, tranquillo, beh, se capisce che sta Roma non se ne via più. Però comunque sia, la sua dissociazione mentale non capisce che sta Roma e quindi sta tranquillo, pagato, sereno, fa quello che sa fare e magari non è statuaccio. Secondo me può essere meglio di Gianni Anniva come difensore, che sto dicendo un parametro per me altissimo.
No, ma io sono d'accordo. Io mi fido degli osservatori e di chi lo considera il futuro difensore della nazionale tedesca. Quindi, insomma, secondo me deve recuperare al 100%, integrarsi e trovare una sintonia completa con Manolas. Poi non si può chiedere a Rudiger di impostare il gioco. Ci sono quei difensori che hanno i piedi che hanno, però fisicamente, col colpo di testa, con la posizione, la concentrazione, poi e l'abbiamo visto contro l'Inter, hanno delle capacità, insomma, che sono quelle, insomma, di marcare in maniera efficace. Fino a questo momento lo stava facendo così e così. Le ultime due partite devo dire che Rudiger ci ha fatto vedere qualcosa di buono. Io credo che quest'anno la coppia difensiva sarà questa. Il povero Castagna adesso sta bene, ma Garcia secondo me vuole provare fino in fondo la coppia Manolas-Rudiger. Poi certo, prima o poi il greco dovrà riposarsi una partita, quindi a quel punto vedremo Castagna e Rudiger. Il 3 anni fa la coppia difensiva era, mi pare, Benatia-Castagna. Benatia andò via e noi, diciamo, eravamo disperati perché Castagna fondamentalmente non era neanche un unghia di Benatia, invece fece comunque un'ottima stagione. E secondo me anche Rudiger, diciamo, di fianco a un difensore di maggiore esperienza, quale potrebbe essere un acquisto, diciamo, paventato per gennaio, potrebbe fare sicuramente molto di più di quello che sta facendo, e sperando appunto di tenere comunque Manolas, perché le voci al momento vogliono che Manolas vada via e che arrivi un difensore d'esperienza che magari ha già vestito il giallo rosso. Beh, diciamo sì, allora diciamo che ad oggi la situazione è questa. Manolas è un giocatore richiestissimo, pare ci siano interessi forti da Londra, perché prima il Chelsea, poi Arsenal e Tottenham hanno chiesto informazioni. La Roma sembra che si stia sbrigando a intavolare una trattativa per il rinnovo, perché vorrebbe blindarlo, però sappiamo, insomma, quella che è la storia recente della Roma. Se arrivano offerte succulente, difficilmente si resiste. Cioè, un Manolas a 30-35 milioni lo vendi, come hai fatto con Marquinhos e come hai fatto con Benatia. Certo, poi, che se con i soldi di Manolas riesci a riportare a casa Benatia e a rimetterci vicino Castan o Rudiger, a quel punto tu hai mantenuto un altissimo livello del pacchetto centrale, anzi forse l'hai ulteriormente innalzato. Lorenzo, noi dobbiamo salutare. Allora, amici, sono un vocalist. Matteo ride, è disperato. C'hai le mani tra i capelli. No, che ogni tanto mi escono questi toni da vocalist, hey! No? Ehi, amici! Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo per questa tua incursione qui ad Ande Lupi, e l'appuntamento, insomma, quando vorrai una prossima volta. Noi ci siamo sempre o il martedì o il mercoledì, e di volta in volta ci farà piacere. Va bene, piacere mio. Piacere mio. Piacere mio. No, è mio. Ciao Lorenzo, grazie. Ciao Lorenzo. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. A te, salutiamo Lorenzo Rossi. Noi andiamo prima ad aggiornare sulla Champions, poi pausa musicale, e alle 22:25 circa avremo Mara Mancini per un breve intervento. Allora, siamo al più o meno tra il 71esimo e il 75esimo dei secondi tempi di Champions. Benfica Galatasaray 2-1, United CSKA di Mosca 0-0, Borussia Mönchengladbach Juve 1-1, con Juve in 10 dal 53esimo per espulsione di Hernanes, PSV Eindhoven Wolfsburg 1-0, Real Madrid Paris Saint Germain 1-0, Shakhtar Malmo 3-0, Siviglia Manchester City 1-3. Ricordo che, insomma, manca più o meno un quarto d'ora in tutte queste partite. Pausa musicale, poi torniamo in diretta con Mara Mancini, presidente Roma Club EUR Torino.
Allora, noi andiamo con gli Zen Circus, figlio di puttana. 4-0 Shakhtar, ok. 4-0 Shakhtar, figlio di puttana. Benissimo, Ciao. grazie. Popolare, ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale, niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Nella testa di mio padre ci sta come un grande fuoco. Siamo di nuovo in diretta qui su Radio Roma Futura.it. Dobbiamo a breve, tra pochissimi minuti, chiamare Mara Mancini. Vi voglio leggere questo: una notizia di carattere logistico per quanto riguarda domani la partita tra Roma e Bayer Leverkusen. È pronto il piano sicurezza, leggo da forzaroma.info. Piano sicurezza, attesi 800 tifosi tedeschi, cancelli aperti dalle 18:15. È stata messa a disposizione dei tifosi ospiti una brochure in lingua tedesca contenente le indicazioni sulle misure di accoglienza adottate. Oggi c'è stato un tavolo tecnico tra il questore Nicolò D'Angelo e tavolo presieduto dal questore Nicolò D'Angelo e secondo quanto riporta ADN Kronos, gli 800 supporter tedeschi
e quindi insomma anche abbastanza pochi, vista l'importanza della partita che anche per loro. Verranno aggregati tutti come solito a Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, sosteranno, si rifocilleranno e poi verranno scortati all'Olimpico, i calci-